Poco. Vai, vai, vai. Mettici un secondo. Tanto prima che facciano i picchi e tutto quanto, ci vuole un po'. Regia, magari cambierei sui giocatori, così è un po' più bello. Siete perfetti. Abbiamo una regia, ragazzi, che veramente fa invidia a quella di VG Bootcamp. No, purtroppo ancora no. Non siamo ancora a quei livelli. Mi piacerebbe davvero tanto fossimo, ma ci arriveremo un giorno, ci arriveremo. Però tanta roba. Vorrei solo spezzare una lancia in favore di questa di TB4. Veramente una regia coi controcoglioni. Si può dire coi controcoglioni. Il fatto quello che siamo abituati, veramente tanta roba. E si va, ragazzi, si inizia la grand final. Chug contro Space. Chug dalla Space dalla loser e Chug dalla winners. Allora, vediamo un po' se questo set sarà uno specchiato di quello che abbiamo visto prima. E intanto vediamo già con Chug, si porta già avanti con un bel po' di lead, che comunque viene subito annullata da un jump all'edge di Space. Prima abbiamo visto un Chug, i primi due game, veramente molto 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 impaziente di chiudere il set. E quello, i primi due game, lo ha portato a perderli abbastanza rovinosamente, in realtà. Quindi vediamo un po' come si muoverà. Sì, beh, noi abbiamo una scatola di fiocchi di neve adesso, quindi hanno già cominciato. Vabbè, signore e signori, spero. Allora, in questo momento dobbiamo evidenziare che Space è dal lato loser, quindi aperta parentesi quadra L, chiusa parentesi quadra, e che il punteggio ovviamente è sullo 0-0, essendo questo il game 1. Un game 1 che incomincia sulla, diciamo, sulla linea della perfetta parità, in realtà. Up smash che non è abbastanza per prendere la stock di Valutena. Qui vedremo chi sarà il primo a portarsi a casa la stock avversaria. Ricordiamo che questa è la grand final del torneo, quindi manca veramente poco. Cosa? La prende di down tilt. Ok. Strana interazione, strano come sia volato in un angolo molto particolare Palute, cioè il personaggio di Chug. Però tant'è, entrambi sono riusciti finalmente a capitalizzare sulle loro rispettive stock. E in questo momento a prendere il sopravvento, leggermente, dato che siamo a 0-41, è la dea dai capelli verdi di Chug. Perché lo dovevo dire oggi. Non l'avevi ancora detto. Lo so. Non l'avevi ancora detto. È in grand final, ho aspettato il momento giusto. Comunque, un game sicuramente molto equilibrato. Sembra molto il game 4-5 che abbiamo visto prima. Sì, quindi dal tuo punto di vista in questo momento siamo più Chug centrici. Quindi Chug centrici, sì. Però vediamo un po', guarda qua, sempre pronto Space a finire quel counter. È mica male sto counter. Counter play? Dobbiamo chiamarlo così. Up throw, up air, non è abbastanza. Ancora. Pensavo che Correggio ce la facesse, però forse il tetto di Stadium è altino. O comunque più di Baston. Manca l'inchiostro, eh. Attenti, perché le opzioni offensive scarseggiano quando manca l'inchiostro. Parte il back air ed è vantaggio di nuovo per Palutena. Sicuramente comunque è un Chug che ha deciso di giocare molto diversamente rispetto a prima. Sarà stato perché avrà sottovalutato il suo avversario, magari. Avrà detto, vabbè, faccio in fretta, così basta. Comunque ti faccio presente che anche in situazione di controllo il suo linguaggio del corpo continua ad essere molto nervoso. Energico. Vediamo, ultima stock per Inkling Girl. Arriva la bombetta, riesce a salvarsi. Palutena è costretto a left throw, non può andare dietro a Pera a questo punto. Vediamo un po' Chug. Bravo, forse bello il down. Cercando disperatamente la kill. Il pennello. Sì. Guarda come temporeggia. Già. No, ha provato con lo splash,
a dar fastidio a Palutena, ma riesce a rimanere dietro con lo scudo e poi addirittura andare a punire. Serve qualcosa a Space per poter andare a prendere la stocca. Tilt non è abbastanza. Space sta davvero molto faticando a trovare la kill al momento. Back throw? No, non è abbastanza. E Backhave non ce la fa nemmeno a prendere la seconda stock. È 1-0 Chug. Chug con un'altra marcia rispetto a prima. Veramente super super on point in questa grand final. Vediamo un po' quale sarà lo stage scelto da Space. Intanto sponsor di Chug, acqua levissima. Cosa? Ah no, c'è l'acqua Scuse Sran. Infatti non... Una marca mai vista in vita mia. Se fosse stata levissima l'avrei riconosciuta. Arrivate le Aegis. Acqua Mitra. Acqua Mitra. È proprio lei. Buona per te, buona per me. No, buona solo per te, perché se ce l'ho contro io Mitra... Comunque sì, Aegis ha visto che questo Inkling non sta più funzionando, quindi bisogna ricorrere a qualcosa ma diverso. ci sta. Anzi, mi stupisco che non l'abbia fatto a Game 5. Ma dimmi che sta skin è spoiler. Non lo so, è spoiler? No. Perfetto, grazie. Allora, vediamo un po', intanto, tra skin, spoiler e non... Buono qua. Allora, un game sicuramente diverso da prima. Bisogna però vedere in soldoni questo tramonto. Guarda bello. Che... mica male. Molto bello con l'altro di Space per coprire l'air dodge. Ancora tra noi Pyra. Ricordiamo che la Smash ha un kill potential che non ha senso nel cervello. Vero. Però è anche difficile da mettere. Bravo! Va Chug, corre subito. Interessante questo save air dodge. Sì. Fatto per coprire, per obbligare Palutena a scudare così. E di nuovo, vedi. Però il down tilt lo tira comunque. È una brutta fine, Pyra la fa lo stesso. Va di Mitra, nonostante la percentuale già alta su Palutena, poi tutta della velocità. Ovviamente. Appena ha messo Mitra e Pyra è andata male. Ha provato la Flame Nova, non va e allora la prende di AP. Pareggio istantaneo. Per Space. Per Space, per tutti. Il pareggio. No, per Space il pareggio. Sì. Il pareggio è di Space, oh, non è che ha pareggiato Chug. Vai tranquillo. Allora. Va bene. Lasciamo perdere. No, non ti arrabbiare. Non mi sto arrabbiando. Comunque. Si vede che questa Yoshi Story sta portando fortuna a Chug. A Space. Sicuramente il match è molto più equilibrato. Buona Blazing End. E adesso deve capitalizzare. Down air, up air, up tilt. Ce ne aveva tante. Tutte le dette. Up air, up tilt. Ma perché tutte potevano killare? Ormai è arrivato. È vero. Ma è che fast fall. Obbligato a fare 6B. No. Ok, va di Pyra. Ancora Blazing End. È costretto allo scudo. Non può andare di presa Pyra. Oh, counter sul nulla. Ancora una volta. Si è già preso un quarantino, che non è male. Esatto. Ai ai ai. Bravissimo. Bel buitoni. Mi è piaciuto. Con l'ultimo colpo dell'Explosive Flame. Ah, perché la padella. No, quella è... Ma che c'entra? Quella è un'altra cosa. Non ce la faccio più, Pingu, voglio morire. Vabbè, magari no, si dissocia. Però partiamo con queste ultime stock. Apeir ancora, Apeir, i colpi clankano, si gira Mitra e continua a mettere su percentuale. Un doppio Apeir, prova il terzo Apeir che però non colpisce. 106% su Palutena. Potrebbe subentrare Pyra, ma sarebbe molto più difficile avere a che fare con la dea dei capelli verdi. Di nuovo mi mandava di ridire Palutena. Ero per cazzo. Pot dodge sul down tilt.
dash attack che collidono, parte la back throw, questa posizione, ed ecco il momento per Pyra, che a questo punto utilizza ancora una volta il 6B, non entra. Leggero momentum da parte di Valutena che porta quasi a tripla cifra. Pyra, anzi, ce la porta di violenza. Da un'era ad intercettare eventuali approcci offensivi di Valutena, che prova subito a farsi prendere lo scudo. F-tilt non è ancora abbastanza, l'aspetta al bordo. E c'è una presa che però non può in realtà prendere ancora la stock. Mancano le kill throw a Pyra, prova i Geppini. Da un'era non entra, back throw dovrebbe prendere la stock. Non è vero, non è vero. Riprende, cosa? Ci stava, è molto bello. Sì, bella. Però c'è anche questa Explosive Flame che porta a casa il 2-0 in un game molto più concitato, molto più of anyone del game 1. Assolutamente sì. Match point. Penso torneranno su questo stage. E potremmo vedere la fine del torneo. Sì. Beh, la fine del torneo la vedremo, non è che potremmo vederla. Adesso siamo molto vicini. Oh, perché te mi devi rompere il cazzo? Perché te devi correggere? Perché lo fai ogni tu volta con che me. Parlo. Non è vero. Non dico. Io lo faccio off stream. Non on è stream vero. Sono una delle persone più rispettabili di questo. Comunque. Non è vero. Comunque. 3, 2, 1, via. Off stream non parliamo nemmeno di streaming. Mi dispiace. Mi è caduto il microfono. Attenzione perché stavamo per perdere una stock. Sto qua. Allora. Una grab un po' da bruttina. Vabbè, cioè, si sono scambiati bei dannetti entrambi, Quello è vero. Però vedo Chug bello sul petto adesso. Comunque ti ricordi che dicevamo ieri sulla colonna sonora di Smash? Sì. Game finale della Grand Final. Continua a cadere il microfono. Attaccalo meglio. Ma basta. Comunque, 105-61. Con Palutena che in questo momento sta, diciamo, controllando il game. Parte da... Cattivo quando arriva Pyra. Quando arriva Pyra il game è 3 di tutti. Sì, però rimane davvero difficile per Pyra potersi muovere. E questa Explosive Flame fa sì che Mitra voli via nel cielo cartaceo del Yoshi Story. Bella punish, bella air dodge di Space qua. Vedo uno Space che sta prendendo tante colpi. Aperno di Chug. Però Chug veramente tanto in controllo, ma io devo stare pari, Io devo pari. Quale controllo? Dobbiamo stare zitti entrambi, perché tra te e me penso una caster corsi vivente siamo in due. Io non capisco, io sono tutto meglio. Ora c'ha il salto. Ok, giusto. Senti che musica. Che? Senti che musica. Te l'ho detto, era quello che stavo dicendo prima. Attenzione. Ancora l'approccio di Nair. Palutena si prende questi multi jab che schifo non ne fanno. Non è così tanto in controllo però Palutena. Infatti guardate come le percentuali si riavvicinano piano piano. Arriva Pyra, buono il down air scudato. Prova anche Palutena a prendersi qualche danno, ma si prende una presa come punish. Succede lo stesso anche a Pyra, che col Blazing Hand continua a prendersi delle recovery molto molto safe. Bravissimo, ci ha provato, ci ha provato, era giusto, Si riposiziona utilizzando il warp sulle piattaforme e adesso siamo a 117% su Palutena. E se la prende Pyra. È vantaggio per Space per la prima volta, penso. No, anche prima ce l'aveva. Ah sì? Yes. Ok. Ma Chug fa... Eccolo! Oh, però non è abbastanza. Però no, aveva ancora il salto. Uguale a prima. No, Space ancora prima, ancora prima. Stava perso uguale a prima. Manca la spike. Attenzione, perché comunque la capitalizzazione su Palutena non è poca, arrivati a questo punto. Mamma, brutta bella grab da parte di Chug. Zingenda ancora una volta e questa volta prende addirittura i danni. Dash attack per una quasi tripla cifra di Palutena. Prova il neutral B, però lo stage basso aiuta Palutena.
neanche il get up attack in realtà. Oh, spaghetti, spaghetti! Qua tre o quattro spaghettate da parte sia di Chuck che di Space. Sì, riesce comunque, l'importante è il risultato della spaghettata, ovvero che abbiamo entrambi i giocatori ad una sola stock, con però, ripeto, un gigantesco vantaggio di dannometro! Di Space che però non ha ancora preso la stock. L'ha presa che adesso? No! La plot armor. Dash attack. Attenzione, eh! Attenzione! Nair! Bair! Mamma mia, cerca di prenderlo! Oddio! Ci stava il counter, ci stava. Ci stava, sì. Prova ancora una volta. E questo è il tipo di situazione. Difficile, è difficile. Frustrante, eh? È frustrante per Space. Nair! Prende solo alcuni dei colpi del Nair. Prova il jab, vanno a sbattere su scudo. Lo scudo è decimato. Mamma mia. Per Palutena che prova il Bair. Buono il neutral air a riprendersi. Ancora Bair. Pessima posizione per Pyra. Attenzione perché potrebbe essere davvero assurdo. Torna Mitra. Il finale di questo match. Ritorna sulle piattaforme. Dash attack. Ragazzi, even. 109, completamente 100. Even. So set. Questo game potrebbe essere la fine di Space in questo torneo. E arriva. E arriva! Oh, ok. 2-1, ma meno male che è andata così perché... Che pressione, ragazzi! Ma mica per nulla, è perché per due volte abbiamo avuto l'impressione che fosse finita e invece è andata così, insomma. Game 4 che si giocherà su... Hollow Bastion? No, su Yoshi Story di nuovo? Non parlo finché non selezionano Stadium 2. Vediamo chi prenderà Aegis, probabilmente esatto. Inkling è finito, quindi questo game ci fa dire che questa sata non è finito. Non è finito. Ci sembrava one-sided per il nostro Space, ma adesso vediamo un po' come va. Stadium sarà uno stage sicuramente più difficile da gestire rispetto a Yoshi Story. Oh no! No, è vivo, è vivo. Sì, ma... Ha rischiato, quello sì, però è vivo. E basta, sto microfono. Nera ancora una volta. Purtroppo scusate, ma Mito ha dei problemi col microfono. Quindi se sentite botte di microfoni che cadono... Ci siamo. Che non funziona più. Bello questo 6P, molto ben calibrato, si posiziona all'interno dello stage qui Spyra, buono il down throw per prendere ulteriori danni, segue, non punisce granché perché ha provato un dash attack. Guardalo. Ecco, ora bisogna stare attenti perché se può farlo diventa veramente brutto. Mono left hit. No, quella era Downer. Quella era Downer, sì. Prova il neutral B al di fuori dello stage, ma non va. E prova poi un AB sul bordo che porta a casa quindi il vantaggio per Space. Vediamo se capitalizzerà. No, c'è un pareggio abbastanza istantaneo. Vediamo un po', una quarantina di punti percentuali su Palutena, buona la back throw in questo momento, a rimettersi in posizione di vantaggio, esce fuori dai jab e si prende ancora una volta le varie aerial a disposizione di Mitra per prendere i danni necessari a Pyra per prendere la stock. Bello, bellissimo, non ha il salto, non ha, no, ce l'aveva il salto, ma ora non ce l'ha più. Attenzione, ragazzi, questo game già più dominato da parte di Chug rispetto a quello di prima. In realtà davvero... erano even, se proprio dobbiamo essere sinceri. Sì, ma... però è successa questa cosa. Possiamo essere davvero molto 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 vicini alla fine di questa Grand Finals e alla fine di questo ho detto Game 4 dell'OTB. Ha provato il counter e no, si prende la B, ma non è abbastanza per la kill. Prova la pair con Mitra, ma non è abbastanza ancora. Mamma nemmeno mia. Questo. Ci manca veramente... Oh! No! Non così. Non così. Veramente anticlimatico.
E giustamente inquadrano il povero Space, che guarda in alto, però un applauso se lo merita, così come se lo merita anche Chug. E le congratulazioni ad entrambi, perché se da una parte abbiamo il runner up, dall'altra con Chug abbiamo il vincitore dell'Only the Best 4, il nuovo campione della series napoletana. E quella camp è morta con Space. E è stato bello, veramente veramente molto molto bello. Sì, è stato un bel viaggio indubbiamente, speriamo che questo viaggio potremo ripeterlo l'anno prossimo, che a OTB 5, esatto, chi lo sa per davvero. E speriamo di poterlo ripetere con molti di voi che sono rimasti purtroppo a casa, perché il torneo merita. Oggi eravamo quasi un centinaio tra ieri e oggi, possiamo essere molti di più. Uno e numero due, conviene a voi essere, esatto, di più. Cioè conviene, perché l'evento è De Cristo, detto proprio così, è De Cristo, come diremmo a Roma. Bene, a questo punto facciamo le premiazioni, si streamano le premiazioni, ok, e dobbiamo dare il, non lo so, l'audio alle premiazioni, oppure non ne ho idea. Lì c'è, ok, lì c'è Bode. A brevissimo sapremo, ma comunque rimanete qui con noi, perché 15 minuti di pausa. 15 minuti di pausa e poi le premiazioni. Quindi va bene. A dopo. A dopo.